Ciao a tutti, bentornati nel canale. Oggi vedremo come fare comodamente da casa una bellissima scrocchiarella tonda e poi per la cottura vedremo come fare sia nel nuovissimo forno Spice che vediamo qui, il Diavola Pro 2, di cui troverete a breve una recensione nel canale, e faremo poi una prova di cottura anche nel forno F1 e in un normale forno di casa per vedere appunto le differenze. Si tratta comunque di una ricetta abbastanza fedele alla tradizione, a cui ho apportato solo delle piccole modifiche per potersi meglio adattare all'utilizzo casalingo. La scrocchiarella romana, come molti di voi ovviamente sapranno, è un tipo di pizza molto particolare, con un impasto che ha un'idratazione media più bassa rispetto sia alla pizza napoletana che alla teglia romana, e viene poi solitamente stesa per tradizione con il mattarello, appunto per conferirgli questa sottigliezza che le conferisce poi una croccantezza distintiva in cottura, nonché la tipica bruciacchiatura ai bordi. Ovviamente è possibile anche stenderla a mano, ma in quel caso il risultato ovviamente sarà leggermente diverso, come vedremo poi anche in questo video più avanti. Ma iniziamo subito con la ricetta. Pizza time. La ricetta prevede panetti da 180 grammi l'uno come tradizione, ma nel caso specifico del Diavola Pro ho provato con dei panetti da 170 grammi. Per la ricetta avremo bisogno di 450 grammi di farina totali, suddivisi in 410 grammi di farina 0 o 00, possibilmente di media forza, e poi 21 grammi di farina di farro e stessa quantità di tipo 2. A procedere abbiamo 1 grammo di lievito di birra fresco, dividete per 3 in caso di lievito secco, 261 ml di acqua, 10 grammi di sale e per finire 14 ml di olio. Uso una planetaria economica a doppio gancio che vedete qui, trovate anche una recensione nel canale se volete, ed inizio subito a miscelare la farina 00 a velocità minima. Dopo qualche secondo aggiungo poi le altre due farine, poi il lievito sbriciolato ed infine tutta l'acqua. Riparto sempre a velocità 1 e dopo una decina di secondi passo a velocità 2 o 3. Dopo i primi 3 minuti vado con l'olio e lo faccio poi assorbire per bene prima di procedere con il sale. Dopo circa 8 minuti di impastamento vediamo che sono sotto i 24 gradi, quindi una temperatura perfetta di chiusura. Anche se l'impasto ha un aspetto un po' bruttino e ancora grezzo, ci siamo comunque. Lascio l'impasto 5 minuti e poi lo rimuovo dalla planetaria. Ci spostiamo poi su banco e poiché è un impasto poco idratato non vogliamo renderlo particolarmente tenace, quindi niente pieghe, ma facciamo solo una pirlatura molto leggera, appunto per dare una forma sferica. Lo lasceremo poi riposare a temperatura ambiente per 15 o 20 minuti coperto e procederemo poi con lo staglio. Ora vediamo che la maglia glutinica è già molto più sviluppata. Come tradizione staglio a 180 grammi per l'utilizzo con forno di casa ed F1, mentre con il Diavola Pro, come abbiamo detto, proverò con dei panetti da 170 grammi, perché è un primo test. Una volta porzionati, li arrotondiamo per renderli ancora più lisci e li mettiamo a riposo coperti. Poi dopo 5 o 6 ore siamo pronti a cuocerli. Passiamo quindi alla stesura, nel mio caso nella semola classica, ma potete ovviamente usare anche altro se preferite. L'importante è fare una stesura opposta a quello che faremo con la napoletana o teglia romana. Quindi non andremo a preservare le bolle per cercare l'alveolatura, ma invece all'opposto cerchiamo di stendere la pizza nel modo più sottile possibile, schiacciando appunto anche le varie bolle. Si inizia quindi a mano, potete iniziare dai bordi per poi andare verso il centro o viceversa, non cambia molto. L'importante è dare una prima allargata a mano per poi passare al tanto odiato mattarello, che ci garantirà appunto una stesura sottile ed omogenea che non riusciremo a garantire totalmente con le mani. Fate solamente attenzione a non andarci troppo pesanti con il mattarello o rischierete di strappare l'impasto. Condisco poi con pelati schiacciati, cercando di lasciare sempre un po' di spazio dal cornicione. In caso invece di scrocchiarella in teglia, invece arrivo
fino all'estremità del cornicione, ma voi fate come preferite. Dopo aver aggiunto fior di latte e un giro d'olio, vado direttamente nel Diavola Pro versione 2 e vediamo che la cottura richiederà appena 2 minuti esatti. Il risultato è spettacolare, con un bel cornicione colorito e super croccante. In questo caso ho usato il biscotto, ma se lo avete potete anche utilizzare la refrattaria. Come temperatura vediamo che mi tengo al di sotto dei 400 gradi, potenzialmente tra i 350 e i 380 gradi, con entrambe le resistenze in funzione e il termostato impostato su 2 o poco più. Nel caso in cui si spegnesse la resistenza, potete stare al di sotto, poco al di sotto del 2, e quando infornate andate leggermente oltre il 2. Adesso facciamo una diavola, stessa cottura, cerco di togliere un po' di eccesso di semola e dopo aver lavorato con il mattarello condisco con pelati schiacciati, salame piccante, provola e finiamo con olio e pepe. Nuovamente in forno a 380 gradi per 2 minuti. Dopo circa un minuto e mezzo, se volete, potete anche ruotare la pizza ed eccola qui pronta. Anche in questo caso cottura eccellente. E qui potete anche vedere la temperatura attuale e le impostazioni che ho usato nel termostato. Quindi niente di più facile, come avete visto, l'impasto è molto semplice da impastare ma anche da gestire e ovviamente anche da cuocere, anche in un fornetto a conchiglia, ed i risultati sono da leccarsi i baffi. Ora però passiamo subito alla prova con il forno F1. In questo caso per l'impasto ho utilizzato un'impastatrice a spirale, la grilletta, ma ovviamente essendo un impasto molto semplice potete tranquillamente fare a mano o con la planetaria come abbiamo già visto. La ricetta e il processo comunque rimangono esattamente gli stessi che abbiamo già visto poco fa, ma in questo caso farò dei panetti da 180 grammi. Per la cottura in F1 è più semplice utilizzare la refrattaria. Come vediamo ho impostato la resistenza superiore a 320 gradi e quella inferiore a 370, per un totale di cottura di 3 minuti. Qui faccio una precottura solo con pomodoro, poi aggiungo mozzarella e vado nuovamente in forno. Vediamo anche qui un risultato eccellente, con un bordo più pronunciato, anche perché in questo caso ho steso a mano. In quest'altro esempio invece vediamo il risultato con stesura a mattarello, che è alquanto differente. Ed ecco ora la prova con il forno di casa, sempre panetti da 180 grammi, in questo caso però utilizzo la farina di riso per la stesura. Parto dall'esterno per passare poi al centro ed allargare man mano il panetto. Con il mattarello poi la stendo in modo molto sottile, dando anche una forma rotonda. E condisco solo con pomodoro. In forno, nel forno di casa appunto al massimo, che sia 250, 275 o 300 come nel mio caso, proprio sulla base del forno. Ancor meglio se avete una refrattaria sulla base del forno. Dopo circa 8-10 minuti possiamo aggiungere la mozzarella e rimettere dentro il forno. Questa volta nella zona centrale o superiore, e continueremo la cottura per circa un paio di minuti o almeno finché non vedremo che la mozzarella sarà completamente sciolta. Quindi anche qui un bellissimo risultato. Qui invece vi mostro il risultato senza precottura, quindi condiamo interamente la pizza, la inforniamo e la tireremo fuori dopo circa 10 minuti. Come vediamo il risultato è un po' una pizza da kebabaro, c'è chi la preferisce, ma personalmente per il forno di casa preferirei il primo metodo che abbiamo già visto. Ovviamente in caso di scrocchiarella bianca o comunque senza condimento, i tempi di cottura totali andranno accorciati. E questo è tutto per oggi, spero di avervi dato una panoramica abbastanza completa su come fare una scrocchiarella tonda romana in casa con ben 3 forni differenti. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, iscrivetevi e condividete il video se vi è piaciuto. Ma per oggi è tutto, quindi vi aspetto nel prossimo video.